Ti sfrutterò spesso. Allora, proseguiamo la lettura di questo testo meraviglioso che vi dicevo che da ragazzo è stato uno dei testi che mi è piaciuto tantissimo e che mi piace tuttora. Ne leggiamo la traduzione fatta non da un esperto ma da un illuminato. Quindi andiamo direttamente a una cosa meravigliosa che è Paramahansa Yogananda. Che la traduzione che leggiamo è stata fatta direttamente da lui, dal sanscrito, no, o l'hindi, insomma, dalla lingua in cui era scritta in India, in inglese e poi dall'inglese all'italiano. Però è una traduzione secondo me autorevole perché è basata sull'esperienza diretta e non sullo studio, che comunque io rispetto. Paramahansa Yogananda, non so se sapete che usava questo termine bellissimo che è schiaccianoci, che non è il balletto di Nurayev, pure bellissimo, ma intendeva per lo schiaccianoci l'effetto meraviglioso della comprensione. Cioè, la comprensione intuitiva permette, come uno schiaccianoci, di rompere il guscio teologico, filosofico delle scritte spirituali per andare direttamente al nutrimento, alla noce, all'essenza, che è pura spiritualità trascendente. Quindi in questo senso io so che ci sono degli esperti emeriti fantastici sulla Bhagavad Gita, sul Vangelo, eccetera, eccetera, però io ne preferisco, e non penso che sia migliore, solo personalmente lo sento di più, una lettura, diciamo così, più intesa come uno strumento di trascendenza, di crescita. Ecco, in questo senso abbiamo visto l'altra volta che c'è un senso, come nel Vangelo bellissimo, di discesa del senza tempo nel tempo. Questa è una cosa meravigliosa, no? Quindi il senza tempo che si incarna dentro al tempo. Se leggete, Sant'Agostino parla tantissimo di questa cosa mistica, fantastica, no? Che spesso il cristiano identifica con Gesù e che sicuramente è vero. Il Cristo, abbiamo anche l'immagine qua sopra, è una incarnazione del senza tempo dentro al tempo, è vissuta in un'epoca, noi la riconosciamo addirittura come lo zero del calendario, come lo zero dell'intersezione dell'X e della Y, no? Dell'asce, delle coordinate delle ascisse, quindi del nostro tempo. Però nello zero del nostro tempo si è incarnato l'assenza di tempo, cioè il Dio misterioso. E pensate che Sant'Agostino, raccontando questo, si commuove. No? È toccato, se voi leggete la biografia di Sant'Agostino, vive dei periodi in cui sta sotto un albero a piangere. Uno può pensare che è un piagnone fregnone con corpo di dolore grosso così. E invece è una cosa bellissima, perché in realtà sta sentendo anche, non solo, ma anche l'emozione di questa cosa incredibile, il senza tempo dentro al tempo, che si manifesta nel tempo. Questa cosa mentalmente non può essere capita, ma è uno dei sensi che festeggiamo nella Pasqua, che spero, senza critica, che non sia solo fasse una bella magnata con la colomba, l'ovetto di Pasqua, due regali, due bacetti, mia zia fa la pizza quella col formaggio e finisce là, no? E questo è un peccato. Oppure, altrettanto, senza critica lo dico, andare a messa e sentire magari una sequenza di cose morali, di letture un po' filosofiche, senza che queste ci tocchino dentro. Perché questo secondo me è rimanere ancora al guscio della noce e non aver usato lo schiaccianoci. In India si chiamano avatar, e questa è una cosa molto bella. La parola avatar vuol dire discesa, la discesa del senza tempo nel tempo. O, se preferite un altro dominio, la discesa di ciò che è al di là della forma, nella forma corporea, in una forma, in un pianeta Terra, in cui le forme vivono, si muovono, respirano, muoiono, eccetera. No? Ci sono due aspetti, cari amici, nell'insegnamento di un avatar, che è Krishna. E questi sono uno qualitativo e uno quantitativo. Da secoli la coscienza umana dà esclusivamente importanza, a parte pochissimi individui, all'aspetto quantitativo. L'aspetto quantitativo è la quantità di persone che abbracciano una religione. E ahimè, nella storia c'è stata una certa competizione, per esempio tra il cristianesimo e l'islam. Ma anche se aprite dei libri di statistica ci saranno quanto il mondo è buddista, induista, islamico, eccetera, eccetera. No? Ecco, per un lungo periodo c'è stata una grandissima, diciamo così, opera da parte di tanti convinti, uso questa parola senza offesa, moralisti, che hanno
completamente considerato esclusivamente l'aspetto qualitativo, anzi quantitativo. Più gente porta la mia religione, più Dio è felice. E io non voglio dire niente contro di questo. Tuttavia, non c'è stato qualcosa che ha fatto in modo che, una volta che tu diventi cristiano, una volta che tu diventi buddista, una volta che tu sei islamico, accedi all'esperienza diretta del senza tempo. Questo è invece l'aspetto qualitativo e non ha mai riguardato nazioni, paesi, città, né la convinzione di un re, come nella storia delle religioni, che trasformasse il proprio regno con la propria religione. Okay? Ha sempre invece riguardato direttamente individui ed è sempre stato un aspetto spessissimo combattuto e addirittura in molti casi trucidati, messi a rogo, torturati, in crocifissi, no? Proprio dalle persone religiose. Una cosa che colpirà leggendo i Vangeli è che Gesù viene crocifisso dalle persone religiose, non dalle persone atee. Questa è una cosa molto forte. Le più grandi avversioni che aveva il Buddha era da parte di brahmini, di persone religiose, non da parte di atei o gnostici anche. Questa è una cosa fortissima, no? Potremmo parlare di tanto di questo, ma perché questo accade di fatto? Perché questo aspetto quantitativo è quasi infastidito dal qualitativo. Quindi dalle persone che dicono, va bene, amo gli insegnamenti di Gesù, no? E in passato si poteva dire, sono cristiano. Però adesso vorrei andare più in profondità e usare gli insegnamenti di Gesù per realizzare Dio. Ecco, chi diceva questo era tacciato di peccato. Non so se ci rendiamo conto. Era addirittura considerato un peccatore. E addirittura per questo fu considerato peccatore Gesù stesso. Vi ricordate quando Gesù compie dei miracoli e dice per esempio a quello storpio, no? Va, i tuoi peccati ti sono perdonati. Chi è che gli si oppone? È proprio il religioso. E gli dice, come ti permetti tu di perdonare i peccati? I peccati li perdona solo Dio. Chi ti credi di essere tu? Ecco, questa obiezione gliela fa una delle persone più religiose di Gerusalemme. Non gliela fa un bigotto rozzo, ma una persona che aveva passato tutta la vita a studiare teologia, a studiare la Torah, il testo sacro per gli ebraici, e ascoltava Gesù pronto a sgamare appena usciva dalla regola della Torah. Okay? Perché penso, e mi ricordo che questa cosa mi veniva detta anche dal grande padre Mariano Ballester, che la religione piano piano sparirà. La religione intesa come strutture organizzate, come smetti di essere cristiano, diventa buddista, smetti di essere cristiano, diventa islamico, magari metto pure una bombetta, smetti di fare questo, smetti di fare quest'altro, diventa questo, diventa quest'altro. Perché questo, cari amici, non è qualcosa che io desidero, ma è qualcosa che tutti noi osserviamo. Voi, quando eravate piccoli, vedevate molti più suore e più preti. Oggi ci sono molte meno suore e molte meno preti, e tanti potrebbero pensare, forse in un certo senso anche avendo ragione, che sta accadendo che le persone sono meno spirituali. Io credo che sia solo vero in parte. In realtà siamo anche in un'epoca in cui una grande spiritualità si sta risvegliando, ma più sulla qualità che sulla quantità, più sul qualitativo che sul quantitativo. Quindi delle persone iniziano a sentire, tante sono qui presenti, un impulso a ricercare la verità a prescindere dalla Chiesa che rappresenta quella verità. Ok? E questo è un processo che non può non passare attraverso una crisi fortissima, come direbbe i libri che si studiano a scuola, sociopolitica. Non può non accadere questo, no? Se voi abitate vicino a un convento, accorgetevi semplicemente di una cosa, sicuramente è quasi tutto vuoto e sicuramente infatti affitta le camere. Perché affitta le camere? Perché deve portare soldi e magari è anche bello che si usano i soldi anche a buoni fini per la Chiesa, non dico di no. Tuttavia c'è qualcosa che ci sfugge, perché quelle camere sono vuote adesso. Capite? Cioè, tante persone che un tempo sentivano la vocazione a farsi sacerdoti, a farsi suore, a farsi frati, tanti di noi qui presenti lo sono stati in un'altra vita, anche se non lo ricordate, non è importante. Comunque le tracce ci sono dentro di noi, rimangono, no?
adesso non vorrei approfondire questo e vedremo che ha a che fare anche con le vitti nella lettura della Bhagavad Gita. Un tempo l'impulso a ricercare la verità era automaticamente l'impulso a farsi prete, a farsi frate, a farsi suora. Oggi, incredibilmente, l'impulso a ricercare la verità nasce e fiorisce, o si risveglia già da altre vite, in persone che non sentono affatto l'impulso a diventare un frate o un prete, però che sentono questo impulso molto forte. Questi impulsi, queste anime, sono i portatori di un risveglio anche senza che lo sappiano. Qual è questo risveglio? È trovare una spiritualità laica, cioè che non dia troppa importanza a quello che tu credi. In una parola, se tu arrivi a sperimentare Dio e sei islamico, cristiano, buddista, a me va bene comunque. E tu sei più importante di uno che c'ha il credo buddista e credendo al Buddha pensa che il Cristo e Allah siano due farlocchi. Ok? Questa cosa che sembra così banale, in realtà, cari amici, nell'ambito di pochi anni, poche manciate di anni, genererà, e sta già accadendo, una grande rivoluzione a livello mondiale. Mentre le vecchie religioni si spengono come si spengono le stelle, e anche il sole si spegnerà prima o poi perché tutto è in mano all'impermanenza, si accendono nuove, per così dire nuove, vie di spiritualità svincolate da un credo religioso. Tanti di noi siamo meditanti e nessuno vi ha mai chiesto di aderire a un credo religioso mentre meditate. E quando io ero molto giovane, ricordo che vedevo nella grandezza di questo la grandezza dell'insegnamento di Ballester, no? Perché, come ho già raccontato, essendo stato molto giovane, ero minorenne in India, con Fabio Romano che un pochino mi ci portò amorevolmente costringendomi, è una cosa molto forte, dico amorevolmente perché era così, ma ora capisco che era più importante, no? E lì mi accorsi che c'era una spiritualità che mi chiedeva di diventare induista, di mettere il turbante, di fare il bhajan, di fare dei canti devozionali, che mentre io rispetto, io non sento. Quindi in questo senso, pensate com'è diverso una persona che ti dica, guarda, credi quello che vuoi, e se non credi, non credere. Ma vai più in alto, inizi a sentire delle sensazioni più sottili che vengono dalla pratica. Non è importante quello che credi, credi quello che vuoi e anche non credere. Come mi diceva padre Mariano Ballester, inizi a meditare e tutto il resto verrà. Non devi rinunciare a nulla. Mi diceva anche, a delle cose rinuncerai, ma vorrai rinunciarci. Questa cosa mi colpiva molto. Vorrai rinunciarci. Allora, guardate com'è diverso da se vuoi credere alla mia religione, rinuncia a questo, questo e quello. Invece padre Ballester mi dava un messaggio diverso. Inizia a meditare e la meditazione si farà spazio in te e ti farà rinunciare da sé a quello che tu devi rinunciare. E invece a quello a cui non devi rinunciare, non sentirai impulso a rinunciarvi. Ecco, questo secondo me è una grande differenza tra spiritualità e religione. E questa frattura, mentre mi fa respittare tutte le religioni, tra l'altro amo tantissimo sia il Dalai Lama che il Papa che abbiamo adesso, mi piacciono tutte e due tantissimo, allo stesso tempo mi piace cogliere, diciamo così, il vino anche al di fuori dell'etichetta della bottiglia che lo contiene. E penso anche che venerare troppo la bottiglia senza mai farsi un buon goccio non serva un granché. E è servito piuttosto a creare guerre e tensioni. Tra l'altro, se è vero, e a mio avviso è vero, che il karma non è solo individuale, ma riguarda anche le nazioni, anche le religioni, forse quello che stiamo subendo ad opera degli islamici, ad opera di alcuni piccolo gruppo islamico di terroristi, che non è assolutamente di tutti gli islamici ovviamente, scusate se ho confuso questo, è anche il karma delle cose terribili che i cristiani hanno fatto agli islamici secoli fa. E che dobbiamo ricordare, no? Le crociate, le botte che si siamo dati, okay? I trucidamenti, le persone impalate sui campi di battaglia perché credevano a una religione diversa dalla mia. E l'impalatura era tale che il palo entrava lentamente perché non dovevi morire subito. Okay? Queste cose che accadevano nel 1300, noi ce le siamo dimenticate e pensiamo che fatte queste azioni, passate nell'arco dei secoli, siano sparite, no? Eppure l'esoterismo insegna che nulla sparisce a livello energetico. E quindi queste atrocità devono per forza ritornarci. Capite? Pensate,
com'è diverso un mondo che piano piano, senza che nessuno lo dica, neanche io, evolve naturalmente verso una spiritualità libera dal credo, libera nel senso che tu puoi meditare avendo un credo che non ti insegna la meditazione, oppure puoi meditare senza avere un credo. Ecco, in questo senso, in modo laico illuminato, mi permetto di dire, col buon senso del termine, noi leggiamo la Bhagavad Gita, non la leggiamo da induisti, rispettando e amando tutti gli induisti, anche gli eventuali induisti qui presenti, ma lo leggiamo come uno strumento, nel senso che in queste pagine meravigliose c'è uno strumento che inverte il processo di cui ho parlato. Attento bene. Faccio una pausa così sei più attento. Ho parlato del processo che porta il non tempo dentro al tempo. La realizzazione e la comprensione di insegnamenti veramente spirituali, come sono pienissimamente contenute le pagine meravigliose sacre della Bhagavad Gita, sacre in questo senso, permette al processo di invertirsi, cioè mentre tu vivi nel tempo, una parte di te, realizzando e comprendendo gli insegnamenti qui contenuti, accede al non tempo. Mi segui? Il che è un altro modo di dire che sperimenta stati profondi di coscienza. Quindi non è tanto interessato a farti credere a un'altra religione, a farti vedere che Krishna è tanto grande, più grande di Cristo, tanto più che sta parola guarda un po', no? Non è tanto intenzionata a questo, quanto accedi mentre vivi nel tempo, mentre il tuo corpo ha questa età, mentre questi pensieri, mentre hai un lavoro, mentre forse hai dei figli, mentre hai delle cose a cui pensare nel tempo, perché è parte del tempo nel quale sei incarnato, accedi però al non tempo, quindi vai dal tempo al non tempo. Che è quello, cari amici, che non solo la Bhagavad Gita offre, ma secondo me, non vuole essere un giudizio, è il senso di tutti i testi sacri delle religioni. Cioè permetterti con la comprensione degli avatar, coloro che sono discesi liberi, bellissimo, di accedere al non tempo mentre vivi nel tempo. E questa cosa, se la vedi, è meravigliosa. Quindi questi testi non sono fatti per inginocchiarcisi davanti, ma per risvegliare quella dimensione che è il divino in noi e che prescinde dal tempo nel quale vivi. Prima di entrare nella lettura e chiedere qualche altro pezzo musicale o anche ai cantanti, eccetera, così, perché la musica aiuta molto, vorrei anche raccontare due parole su quello che si sa della vita di Krishna. Notate, prima di tutto, che questa parola è magnificamente vicina alla parola Cristo, no? Questo è bellissimo, no? E di fatto tutte e due hanno a che fare con le realizzazioni spirituali più alte, no? Gesù nasce in una grotta o in una mangiatoia, a seconda delle versioni. Comunque nasce in una situazione molto povera, molto misera. Krishna nasce in una prigione. Voi vedrete che, a mio avviso, già che io amo tutti e tre questi grandi maestri, queste tradizioni spirituali, diciamo così, Krishna, Cristo e il Buddha, voi vedrete che troverete dei punti di contatto tra i tre e che soprattutto anche gli insegnamenti del Buddha, che viene circa, si dice, 500 o 1000 anni dopo gli insegnamenti di Krishna, e che il Buddha, quando era Siddhartha, abbia profondamente assorbito le tradizioni spirituali dell'India induista, nella quale è cresciuto e vissuto, e nelle quali ha anche frequentato scuole di spiritualità molto elevate, dei punti sono profondamente in comune. Per esempio, Krishna nasce in un carcere. Perché? Perché i suoi genitori, re e regina, vengono usurpati, il trono dei genitori viene usurpato, e vengono messi in carcere. Ok? Quindi notate che in questo senso Krishna è sia come Cristo che come Buddha, cioè il Buddha nasce da un re, Gesù nasce in una mangiatoia, Krishna nasce da un re in un bugigattolo, ok? Quindi unisce le cose, ed è bellissimo questo. Che cosa accade quando nasce Krishna? Forse l'avete già sentito. Le guardie della prigione si addormentano, e le porte della prigione si spalancano. Forse ricorderete che è quello che accade quando Siddhartha scappa dal palazzo. Spegnete i telefoni. Per favore, so che potreste averli dimenticati, ma spegneteli. L'altro giorno uno di noi, non mi ricordo chi, mi ha detto che su Facebook c'era un post molto bello che diceva: sto a una conferenza molto figa, una nostra,
E la cosa che non mi è piaciuta è che il post è stato messo durante la conferenza. Cioè, io vi ringrazio di questo, ma non è il tipo di cose che vorrei. Quindi, che sta la conferenza a scrivere su Facebook? Spegni il telefono, per favore. Questo è molto importante. So che potreste averlo dimenticato acceso, però spegnetelo, per favore. Ricordatevelo. Okay. Se avete il dubbio, non vi preoccupate di controllare. Controllate, non vi offendo, nessuno si arrabbia. Però fate in modo che non squilli, perché faremo diverse meditazioni. Né vibri, per favore. Ok, torniamo a Krishna. Krishna, si spalancano le porte e i genitori con questo bebè possono scappare perché l'usurpatore vuole ucciderlo. Anche questo lo troviamo nella vita del Cristo, no? Quando i bambini vengono uccisi e Maria e Giuseppe salvano il piccolino dal trucidare dei piccoli. Perché vuole essere ucciso? Perché vogliono uccidere il vero re affinché non, diciamo, un giorno pretenda il trono. Ok? Tutto questo è molto simbolico. Ok? Se voi ricordate, per esempio, il simbolismo della casa interiore che usiamo nella meditazione profonda, ricorderete, in linguaggio molto semplice e profondissimo, secondo me, il simbolo di una casa dove i servitori non hanno più il padrone, cioè non hanno più il re. Ok? E il re, cioè il governante della casa, non è chi veramente dovrebbe governarla. Vi ricordate? Chi di voi ha fatto un corso introduttivo di meditazione con me, con Ballester, con l'MPA in genere, avrà ben chiaro questo, se siete un po' svegli, spero. E ricorderete che c'è il simbolo della casa interiore che è un segno dei servitori che in realtà sono diventati i padroni della casa e la casa quindi è incasinata. Okay? Incasinata casa, mi piace molto. Krishna è quindi nato in una situazione in cui il re non è il re. E invece chi c'è a regnare? C'è un re cieco. Ne vedete il simbolismo? Ed è il re che rappresenta simbolicamente i sensi, l'attaccamento, il bisogno di successo. Quindi il vero re è usurpato. E il re cieco, per attaccamento, per tenersi il trono, penso che tanti non possano pensare a Shakespeare e a Macbeth, no? Dov'è il nostro Shakespeare? Che ci ha fatto la lettura bellissima esoterica del grande Shakespeare, no? Penso che non potrete non pensare al Macbeth, no? Che si arraffa questo regno e diventa una persona orrenda, da persona meravigliosa che era. Ora, in un certo senso, il Macbeth è accecato, no? È accecato dalla sua avidità, dalla sua fame di potere. Ecco quindi che in questo linguaggio dell'antica India noi ci troviamo Krishna, figlio del legittimo re, che scappa dalle prigioni perché lo vogliono uccidere, ma per scappare, attenzione bene, non ha bisogno di nessuno sforzo fisico. Quando nasce, le guardie si addormentano e magicamente le porte si aprono, esattamente come nella storia del Buddha quando esce dal palazzo. Che segno è questo? Questo è il segno del fatto che quando gli stati più profondi di coscienza sono toccati, loro fanno per te. O, già che mi piace questa lettura parallela tra la Bhagavad Gita e il Vangelo, bellissimo, cercate il regno di Dio come prima cosa e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Krishna incarna potentemente questo e nascendo non ha bisogno di scappare dal carcere perché il carcere si apre e le guardie si addormentano. Non è bellissimo se lo vedi? Che cosa fa Krishna? Viene portato fuori e viene affidato a dei umili pastori. Gesù è in mano a un falegname e a una mamma, comunque a persone umili anche, no? E cresce in qualche anno in un villaggio povero, ma non povero, misero, attenzione bene, semplici, di persone belle, semplici, non perse in troppi barocchismi di ricchezza esteriore e in troppi sofismi di complicazioni mentali. Ok? C'è una storia molto bella, leggendaria, che dice che Krishna si attaccava alle mammelle delle mucche per bere il latte, no? I vegani arricceranno il naso, fa niente. Per bere il latte è bellissimo, no? Perché erano mucche libere, non erano mucche tenute in un allevamento orrendo. E una volta si stava soffocando perché era goloso di questo latte, no? Che è anche il segno, no? Sapete, in India questo latte è anche il segno del distillato della verità, no? E si stava strozzando e la mamma corre e gli apre la bocca, no? Per vedere se aveva del latte in gola o per aprirgli la gola, e dice che quando apre la bocca, sentite perché la leggenda è molto bella,
si spaventa perché nella bocca del figlio vede l'intero universo. Ok, questo è potentissimo. Che cosa vuol dire questo, cari amici? È come quando portate un figlio a fare la comunione e gli si fa la croce sulla gola. Cioè, quel ragazzo è qui per parlare di Dio, delle verità cosmiche. Capite? E un'altra cosa che forse chi di voi ha letto i Vangeli apocrifi, fatelo. I Vangeli apocrifi non vuol dire che siano finti, ok? Che aver letto i Vangeli apocrifi, Krishna, come Gesù nei Vangeli apocrifi, da bambino, da piccolino, dà segno di poteri straordinari, come Gesù nei Vangeli apocrifi. Ok? Qual è la cosa che contraddistingue Krishna? Forse voi avrete presente le immagini del flauto. La gioiosità. È un bambino che tutti amano. E come dice i testi, è naturalmente amato da tutti. Non cerca di piacere, tutti lo amano. E simbolicamente, un po' come il contadino sulla tavola Zen che suona il flauto, sulla tavola della scuola non scuola, che è una delle 10 tavole del toro, come sapete, tutti partecipano danzando, forse avrete in mente qualche immagine di Krishna, alla danza che suona Krishna. Che cos'è questo? È un segno esoterico di una cosa potentissima. Io forse spesso vi annoio parlando di questa cosa, dell'emanazione che una persona molto elevata, in questo caso addirittura un illuminato supremo, emana. Quindi il flauto è qualcosa che per suonarlo ci devi soffiare dentro. Okay? Quindi questo è un segno, come anche della tromba, di qualcosa che emette un suono che non è proprio, ma è proprio di qualcosa, la divinità, che ci soffia dentro. E questo fa eco con la Ruah, il soffio divino, anche dell'ebraismo. Okay? Quindi Krishna che suona il flauto è un simbolo che esso stesso è un flauto e emette un suono meraviglioso perché è soffiato direttamente da Dio. Ok? Questo è un punto bellissimo. Ecco, non voglio farla troppo lunga con le storie di Krishna perché magari diventano troppo noiose, però sono potentissime e belle, ricordiamocele. Tra l'altro vi accorgerete che amando questi testi sacri in maniera, secondo me, laica, ma anche religiosa se volete, troverete di più gli insegnamenti di Gesù e del Buddha. E quindi sta cosa, o sei induista, o sei buddista, o sei onda, o sei particella, forse è un po' ora che cada. Ok? Facendo eco all'esperimento delle doppie fenditure che abbiamo visto della fisica quantistica, no? Che ci insegna che le cose possono essere entrambe, non per forza o una o l'altra. No? Questa è una cosa molto potente. Bene, prima di entrare nella lettura, vi ricordo che l'altra volta eravamo rimasti nel punto in cui Krishna stimola, nel senso buono, Arjuna al combattimento, e avevamo lasciato nel punto dove ora, dopo averti lasciato questa pratica guerriera, entriamo nello yoga che ti permetterà di trascendere tutto. Spendo due parole su questo, perché questo yoga non è quello che si trova nelle palestre. Yoga è quello che praticano più i meditanti, e letteralmente vuol dire fusione con Dio. Quindi non è lo yoga delle chiappe sode, è lo yoga della fusione con Dio, quindi degli stati profondi di coscienza, così come, leggeteli perché sono potentissimi, insegna Patanjali negli aforismi sullo yoga, che parla di quello che noi oggi in palestra chiamiamo lo yoga come primo passo, e che invece sono tutto un arrivare alla fusione negli stati profondi di coscienza in cui il praticante realizza Dio. Ora vi prego di mettervi a coppie con chi non state di solito. Grazie Olivetta. Grazie. Mani nelle mani. Occhi chiusi. Ricevi nel silenzio questa musica e non pensare neanche alla lettura, alle parole che abbiamo letto, abbiamo detto. Lasciale scendere un po' da sé, senza che tu cerchi troppo mentalmente di pensarle. Questo ci aiuterà la musica. Lasciale entrare.
apri gli occhi, semplice presenza. Questa pratica la facciamo a tutti i gruppi di meditazione. Non prenderla sotto gamba, senza che tu te ne accorga, ti insegna a portare consapevolezza nelle relazioni. Non devi crederci, non devi neanche troppo volerlo. È una pratica che va oltre il tuo volere. Man mano i suoi effetti fioriscono in te, man mano non potrà che iniziare ad accadere. Il tuo sforzo è secondario. Ridi pure, ma non parlare. Questa antica pratica, fatta anche dagli esseni, osserviamo semplicemente, come dicevano gli esseni, guardiamo senza guardare. Non cerchiamo il dettaglio dell'occhio, dei lineamenti, dell'età, del sesso, della simpatia o dell'antipatia. Cerchiamo invece una presenza impersonale. Non guardare attraverso gli occhi della personalità, simpatico, antipatico, eccetera, ma guardare impersonalmente, amorevolmente. Semplice, profonda presenza. Chiudi gli occhi ora e, consapevole dell'effetto del pensiero sulla materia, invia alla persona che è davanti benedizioni, luce, un amorevole sostegno. E a tuo modo, osserva il maestro in lei, il maestro in lui, emergere ancora di più, simbolo di quel flauto che Krishna suona danzando leggero e gioioso, e che tutti udendolo, come recita la sesta tavola Zen, si uniscono alla sua danza. Quindi, a tuo modo, emana questa benedizione su ogni persona qui presente. Possa l'intuizione di ognuno essere pronta a ricevere alte verità. Possa l'anima di ognuno essere capace di lasciare andare fardelli e pesantezze. Quindi ancora, espandi questa benedizione a tutto l'universo o al multiverso, se vuoi fare il fisico fighetto, benedicendo tutto e tutti. Possa ogni creatura realizzare lo scopo profondo della propria nascita. Per ogni cosa, per tutti gli esseri.
e di cuore un abbraccio. Ti farò spesso sedere e alzare, risiedi giù. Allora, una comunicazione tecnica. C'è qualcuno che ha letto l'autobiografia di uno yogi? Spero tanti e spero che tutti lo facciano, anche chi non l'ha fatto. E ha chiaro quel pezzo dove Yogananda parla del cinema e vede la realtà cosmica come il cinema. C'è qui il libro, ma io non mi ricordo a che pagina è e adesso non ho modo di sfogliare e vedere. C'è qualcuno che forse se lo ricorda o può provare a cercarlo? Quando gli dà la botta sulla schiena e lo vede tutto intorno fermo, cioè senza suono. Quello, ma anche quando vede l'universo come una proiezione del cinema, no, nelle morti della guerra. Le morti della guerra. Forse tu, Adriano, lo ricordi quel pezzo? Però non mi ricordo che capivo. Prendi Max Planck, dagli il libro, magari guarda se lo trovi. Qualcuno anche provi a cercarlo, perché poi lo volevo leggere in riferimento alla Bhagavad Gita. Qualcuno può? Provate. C'è già un pezzo che vogliamo leggere. Bene. Adesso riprendo a leggere l'ultimo versetto, stanza, come viene chiamato una Bhagavad Gita. Grazie Giuseppe, grazie tantissimo. Che abbiamo lasciato la scorsa volta. Allora, abbiamo visto che... Un attimo solo, per favore. Abbiamo visto che nella Bhagavad Gita si parla di una guerra sacra, cosa che può essere anche ai tempi d'oggi terribilmente fraintesa, ma abbiamo anche visto che l'induismo non ha mai fatto una guerra sacra esteriore, a differenza per esempio del cristianesimo che l'ha fatta, no? Quindi nell'induismo, l'induismo è l'unica religione dove il testo sacro parla di una guerra sacra ed è paradossalmente l'unica, insieme al buddismo, religione che non ha mai fatto guerre sacre. E questa cosa la trovo bellissima, perché non è sfuggito il senso esoterico di questo, che è, come abbiamo detto, essere il simbolo della guerra interiore, che tutti coloro che vogliono andare ascesa, come abbiamo visto, dal tempo al non tempo, in qualche modo si trovano a combattere. È molto interessante che verità esoteriche così potenti e elevate vengono messe in mezzo a fatti storici realmente accaduti. Questa battaglia ci sono delle testimonianze storiche, il fatto che è veramente accaduta nell'antichissima India. E però viene usata, secondo me in maniera molto raffinata, un evento storico veramente accaduto per metterci dentro verità esoteriche che altrimenti, senza un appoggio storico, non sarebbero capite perché troppo esoteriche e raffinate. Ok? Mi segui? Ok. Quindi dopo l'esortazione di Krishna a non indugiare verso Arjuna nella battaglia e a combattere la giusta battaglia, vi ricordo che la giusta battaglia è quella contro l'usurpatore della casa interiore, ok? Quindi per riprendere, per rimettere nel trono il vero re, cioè quello che fa il bene di tutti, fa il bene di tutti. Questo simbolicamente vuol dire che man mano che noi troviamo la verità in noi, nel momento in cui la troviamo, anche gradualmente, facciamo anche già, pure senza volerlo, il bene degli altri. Non dobbiamo per forza voler fare il bene degli altri, perché anche può essere buono, no? Voglio aiutare qualcuno, faccio beneficenza, faccio volontariato, vado in Africa e do da mangiare ai bambini, tutte cose meravigliose, no? Ma qua parliamo di verità esoteriche, che non sono contro il volontariato, ma sono su un altro piano. Nel piano esoterico, nel momento in cui tu trovi una verità, anche che non sia già quella ultima di un Buddha o di un Krishna o di un Cristo, usa il linguaggio che vuoi, ma è già una verità spirituale, nel momento in cui la trovi stai già facendo il bene degli altri, anche se non lo vuoi. Okay? Questo di nuovo ci porta al flauto, è a Krishna che suona il flauto, cioè l'emanazione luminosa, potente, di una persona che ha realizzato delle verità interiori e che anche in silenzio fa il bene degli altri. Ok? Quindi siamo sta per scoppiare questa guerra e Krishna dice a Arjuna di non indulgere, perché la battaglia è santa, è sacra. E non è, ci avevamo ragione noi, sfonnamoli. Okay. Ma la battaglia è, rimettiamo il giusto re sul trono, perché questo usurpatore fa il male di tutti. Fa il male di tutti. Non serve parlare troppo, tu puoi vedere che cosa vuol dire, è una cosa meravigliosa. Questo vuol dire che fin quando noi
siamo carini, gentili, diciamo a tutti buongiorno, portiamo a tutti la spesa a casa, ma non abbiamo realizzato la verità, noi stiamo facendo il male degli altri. Perché le nostre emanazioni illudono noi stessi e gli altri. E questa cosa non è un senso di colpa, Krishna è gioioso, ma è potentemente vero. Ok? Un'altra cosa che ho saltato l'altra volta è che Krishna, dice la Bhagavad Gita, mentre pronuncia queste parole ad Arjuna, parla come se sorridesse. Parla come se stesse ridendo. Questo non è lo sto a piar per culo. Tanto io dico queste cose, Arjuna non capisce niente. Te saluto, arrivederci e grazie. No? È una cosa invece bellissima, cioè per leggere il Vangelo, il mio gioco è leggero. No? La gioiosità, la leggerezza. No? La leggerezza che viene dallo spirito, non dall'essere un buffone, un intrattenitore o una persona che cerca attenzioni facendo ridere gli altri. Che non c'è niente di male, si chiama comico o si chiama simpaticone. È una cosa bella, a me piacciono le persone simpatiche, ma questa è una leggerezza di qualità spirituale ed è diversa. È una persona che alleggerisce gli altri con la propria leggerezza e non è una persona che fa ridere gli altri. Ok? Sono due cose molto diverse. Quindi con questa leggerezza, immaginate Arjuna che tentenna, stiamo sul carro con lui, no? Che tentenna, fa cadere l'arco, e ha come auriga un essere completamente illuminato, che però, mentre parla, sembra ridere. No? Questo è bellissimo. Allora, rilascio dall'ultima, uso il termine della Bhagavad Gita, stanza. Ti ho così spiegato la suprema saggezza dello Shankhya. Questo ricorderete che fa rima col termine del Buddha, no? Che era di questa famiglia, cioè guerriero, della via del guerriero, cioè combatti, non tentennare, tieni con mano ferma l'arco, no? Delle parole molto guerriere. Ricordi, abbiamo visto che c'è qui dentro molta più arte marziale di cosiddetti tanti artisti marziali che fanno solo difesa personale o botte o gare. Ok? Questa è l'essenza del guerriero. Krishna con Arjuna è il guerriero. Arjuna è il guerriero, per eccellenza. Colui che combatte per la suprema virtù. Ora, ascolta la saggezza dello yoga, con la quale o parta, cioè Arjuna, spezzerai le catene del karma. E quindi, nei versi, nelle stanze che proseguono, Krishna insegna come trascendere il karma. Robetta, no? Ok. Allora, vi ricordo che l'aspetto esoterico della religione è stato perduto perché l'uomo ha perduto profondità. Quel signore lì su, l'ultimo a sinistra, che chi ha letto l'autobiografia di uno yogi riconoscerà come Sri Yukteswar, il maestro di Yogananda, ha scritto un piccolo libro che vi consiglio di leggere, che si chiama La scienza sacra. In questo testo, tra le cose meravigliose, meravigliosamente raffinate e esotericamente difficili per le coscienze che non meditano e non, diciamo, non conoscono un po' delle verità esoteriche, tra l'altro, quel signore meraviglioso insegna e parla dell'epoca d'oro. L'epoca d'oro, secondo quanto lui dice in questi testi, secondo i suoi calcoli basati sulle antiche verità sanscrite dell'India antica, no? Che anche un po' è nella lingua sanscrita, è così, l'epoca d'oro sarebbe finita circa, avrebbe iniziato a finire circa 8.000-9.000 anni fa. Che cos'è l'epoca d'oro? È un'epoca in cui l'uomo viveva in uno stato molto molto fuso al divino in lui. Non vuol dire che c'erano solo illuminati sulla terra, ma vi erano persone estremamente elevate. Cioè probabilmente quello che oggi vengono scambiati per maestri in quell'epoca erano seghe. Ok? Tanto per capire. E Krishna, secondo gli insegnamenti di Sri Yukteswar, apparirebbe alla fine di quest'epoca come rimembranza delle verità che quest'epoca, andando dimenticata, avrebbe altrimenti perso. Cioè, che l'epoca attuale, questa epoca, avrebbe perso dell'epoca d'oro se non grazie all'apparizione di Krishna o di tutti gli avatar, Cristo e Buddha per esempio, anche altri, che vengono a ricordare le verità che nell'epoca d'oro erano invece più chiare e conosciute ai tanti. La cosa particolare è che chi è un po' avvezzo per esempio con l'antropologia, con lo studio dell'uomo, eccetera, saprà che la normale opinione è quella che circa 10.000 anni fa l'uomo fosse piuttosto rozzetto e fosse, come si chiama, l'epoca del ferro, nell'epoca in cui si stava da fare per farsi una capanna decente
che si stava dando da fare per far vincere la sua tribù contro l'altra. Ma è molto interessante che ci sono dei libri di archeologia pazzesca o archeologia impossibile che parlano di come esisterebbero dei segni di epoche estremamente evolute esistite 50, 70, 80 mila anni fa. Ok? Quindi questa è una cosa molto potente. Pare che queste umanità, o comunque forme, epoche evolute, si fossero poi distrutte. Addirittura pare che avessero una tecnologia che abbia a che fare con l'atomica e che la conoscessero più di noi. Ci sono tra le varie testimonianze, poi non voglio fare troppo il come si chiama quella trasmissione un po' scenografica, Voyager, un po' Voyager la situazione, con tutto il rispetto per il giornale, il presentatore magari sta a sentire questa registrazione, però a volte si fa troppo leva con lo show per fare audience, non per risvegliare le persone. Ma come anche quella trasmissione, mi ricordo in una puntata, faceva vedere, ci sono delle rocce che praticamente sono fuse da una temperatura che la Terra non conosce, neanche con la lava, neanche con fenomeni naturali, e che sarebbero dovute a armi tecnologicamente più avanzate delle nostre. Allora, se questo torna, e questi insegnamenti esoterici dicono, non solo l'uomo si sarebbe già annientato in passato con una tecnologia molto molto evoluta, ma dopo questo annientamento sarebbe sorta un'epoca di illuminati, dove la consapevolezza era diffusissima e dove, ripeto, i maestri di oggi sembrerebbero pippe dell'epoca, e dove, compreso magari il sottoscritto, e dove magari era altissima il livello consapevole della media delle persone. Inizia un'epoca di decadenza in cui inizia a prevalere, come insegna Sri Yukteswar in questo libricino molto bello, il successo, la fama, il potere, fin quando arriviamo all'epoca di oggi. Cioè, a un'epoca che sarebbe finita con l'epoca dell'acquario e sarebbe un risorgere verso un'evoluzione nuova della coscienza. Però è molto interessante che Krishna parla come fine di quest'epoca d'oro e come portatore degli insegnamenti dell'epoca in cui l'uomo viveva in contatto con la divinità dentro di lui. Ok? Quindi è anche bello dare un'inquadratura storica in questo. E come? Bhagavad Gita, la scienza sacra, sì, la scienza sacra, sì, sì, bellissimo. Allora, quindi iniziamo i versetti che parlano su come, e parlano degli insegnamenti potentissimi di come trascendere il karma e di come entrare nel non tempo vivendo in un tempo, che sull'asse delle X, se ci mettiamo il tempo, è il 2016, Pasqua. Okay. In questo sentiero non esiste il pericolo di cose incomplete, attenzione, sono tutti versetti potentemente mistici, né si trovano latenti in esso gli effetti opposti della dualità che si annullano a vicenda. Tu direi, beh, pensavo come mi dicesse come fa, invece mi sta iniziando a prendere per culo, no? Però è bellissimo questo in realtà, attento bene. Praticando anche solo un po', attenzione come lo chiama, di questa religione, bellissimo, nell'epoca d'oro, Krishna rappresenta un po' un esponente di quest'epoca passata, la religione era uno strumento per trascendere se stessi, non uno strumento di credo o di propaganda, o per tenere le masse in un certo livello, buone e calme, ok? Poi lo rileggo per intero, quindi... In quest'epoca di cui Krishna ci porta l'essenza, la religione è uno strumento pratico ed è tutto ciò che ti avvicina alla verità, in quanto individualità che realizza il Dio dentro di lui, dentro di lei. E non è un mezzo per dire io appartengo a questo gruppo, a quest'altro ancora. Quindi come vedete, la cosa che dicevo della spiritualità e della religione che penso stia accadendo e accadrà in futuro è una cosa che è esistita migliaia di anni fa già. No? Praticando anche solo un po' questa religione, sentite che meraviglia, l'individuo si libererà da grandi paure e immani sofferenze. Allora lo rileggo. In questo sentiero che Krishna sta presentando ad Arjuna, non esiste il pericolo di cose incomplete, né si trovano latenti in esso gli effetti opposti della dualità, che si annullano
a vicenda. Praticando anche solo un po' questa religione, l'individuo si libererà da grandi paure e immani sofferenze. Come descrive il Buddha l'illuminazione? Come la fine della sofferenza. Il Buddha, a mio avviso, conosceva profondamente gli insegnamenti della Bhagavad Gita e notate che in tutta la sua vita non li nega mai. E addirittura a volte li riprende, e a volte addirittura con un modo suo completamente personale, se di personalità si può parlare, visto che era un Buddha, no? Però in una sua via particolare, li ritrasmette, anche se con parole diverse. Quindi qua Krishna ci parla che questa religione, questa pratica, intendendo per religione una pratica, ci porta oltre la sofferenza. E il Buddha, guarda un po', descrive l'illuminazione come la fine di tutta la sofferenza. Quindi sembra adempiere al percorso, al cammino che Krishna insegna ad Arjuna. E non sembra dire, oh, X sopra, questo non va, mo ben segno il buddismo. Ok? Parentesi storica. Nei Veda, testi sacri bellissimi dell'India, sono però una conseguenza di un'epoca, come sempre racconta Sri Yukteswara in questo libro che vi consiglio di leggere, piccolo ma enorme, da leggere un pezzetto alla volta, sono già il risultato di un'epoca in cui l'uomo non era più, diciamo così, nell'oro. Cioè un sacco di cerimonie per ricevere servigi, poteri, effetti. Oggi li chiameremo di magia. Non è che il Veda è tutto sulla magia. Una parte più mistica, che è contenuta nei Veda, è potentissima, ma molto è cerimonia. La cerimonia ha un potere, che è quello di girarci insieme, mettere con noi, degli spiriti che popolano intorno a noi. Cioè, con certe cerimonie, degli spiriti lavorano per noi e fanno accadere le cose che noi vogliamo. Okay. Questa pratica è magia e non è meditazione. Può essere molto potente, ma è ovviamente sempre guidata dall'interesse personale. Ora ne parlerò tra un po' quando Krishna parla dei tre guna. Okay, quindi mi permetto un attimo di andare avanti. In queste parole è contenuto tutto ciò che abbiamo detto della religione, cioè la religione come strumento di trascendenza, la religione come quella cosa che ti fa smettere di soffrire. Okay? È bellissimo, se vuoi puoi chiamarlo cammino spirituale, di consapevolezza, chiamalo come vuoi. Krishna usa il linguaggio del suo tempo, no? Ed è giusto che lo faccia, ma noi dobbiamo tirarlo fuori dal suo tempo e portarlo anche nel nostro tempo e usare questo per andare nel non tempo, dal nostro tempo, non dal suo tempo, no? Nell'epoca dei Veda, i re pagavano i sacerdoti per ottenere cose propizie. L'avrete già sentito nell'Egitto antico, nel Medioevo per esempio, no? Tu fai questa offerta e vai in paradiso, eccetera, no? Nell'Egitto antico forse c'era più consapevolezza esoterica e si facevano delle cerimonie che avevano veramente un effetto magico. Okay? Cioè, mettevano i sacerdoti con delle conoscenze esoteriche al proprio servizio, quasi obbligatoriamente, dei servitori che in India si chiamano Deva e che compissero ciò che il sacerdote obbligava loro a fare. Queste pratiche sono magia e Krishna, vedremo, insegna ad andare oltre, perché anche queste insegna schiavizzano, non liberano. In questo yoga, grazie, esiste solo quell'unica direzione, senza alcun opposto. I ragionamenti della mente indecisa, intrappolata nella dualità, sono infinitamente vari e ramificati. O parta, Arjuna, irradicarsi saldamente nello stato di Samadhi non può appartenere a coloro che si aggrappano al potere personale e ai piaceri dei sensi, e la cui discriminazione è attutita dalle promesse speciose di insegnanti che essi stessi ignoranti, eccoli, coloro che praticano la magia e la chiamano religione, promettono il paradiso come la più alta ricompensa dell'uomo, immaginando che non esista alcunché di superiore. Vai. Allora, iniziamo subito facile facile. E Krishna gli dice, Arjuna, tu vivi nella tua tradizione spirituale e hai sentito parlare del paradiso. Le cose che ti insegno ti portano oltre il paradiso.
Capisci? Pensate che potenza, con che fuoco inizia l'insegnamento sacro della Bhagavad Gita. Trascendere il paradiso stesso. Poi riprendo un attimo i versetti di prima e vorrei un attimo portare attenzione su questo. In questo sentiero non esiste il pericolo di cose incomplete, né si trovano latenti in esso gli effetti opposti della dualità. Vi viene in mente qualcosa che riguarda l'effetto opposto? A me sì. Come? Karma. Sì? Come, tu come hai detto? L'inferno. Esatto. E sì, avete un esempio pratico? Per esempio le relazioni. Mi piace molto fare esempi pratici. Ti amo tantissimo, sei la luce dei miei occhi. E dopo qualche anno, avvocato, te faccio a pezzi, sto stronzo, mi dà una lira per i figli. Così è. E l'amore di 11 anni fa dov'è? Noi l'abbiamo chiamato pendolo, no? Vortice, se vuoi. Un altro effetto qual è? Un altro esempio. Io faccio la guerra e combattendo la guerra e vincendola ho la pace. La storia ce lo insegna, no? È Chen. La storia ce lo insegna. Dov'è Chen? È sparito. Ok. Krishna è evaporato. Troppo sì. La storia ce lo insegna. Cioè, io faccio la guerra per avere la pace e sconfiggo quel popolo che mi è nemico. Ma dopo qualche anno quel popolo mi fa la guerra per avere la sua pace. Perché mentre io ho la pace, lui ha le maledizioni. Perché lui è stato vinto. Allora lui riviene e mi risconfigge. Io intanto mi carico, mi faccio alleato quello, parlo con quell'altro e vai, e rivincemo. E in questo pendolo la storia va avanti tra finte paci e finte guerre. Finte nel senso di illusione della cosa, non nel senso che nessuno abbia sofferto, perché tanti hanno sofferto, anche noi in altre vite, cari amici. E un po' anche in questa col pendolo del terrorismo che ci torna indietro, giustamente. Nulla di quello che accade non ha motivo di essere, no? E non voglio dire che sono felice di questo, ma voglio anche dire che se accade ha motivo di essere, no? Allora, due pendoli abbiamo visto. L'amore sentimentale, che ama e che poi spesso si trasforma in odio, o che mi fa star bene e che poi stesso mi fa star male spesso. Oppure abbiamo visto la guerra a livello di nazione, non di individui, che mi fa stare in un periodo di pace, per poi magari ribeccarmi la guerra di quelli che io ho sconfitto, eccetera, eccetera. Vi vengono in mente altre idee di dualità di questo tipo? È un agorà questo, no? Quindi senza troppi sofismi, proprio cose pratiche, senza sofismi. Quale può essere un pendolo? Cioè una cosa che è nella dualità, nella vita quotidiana. Benissimo, quindi Francesco dice il cercare una ricchezza materiale che magari io riesco a ottenere per mantenerla non ho tempo di gioire della vita, questo stai dicendo, no? Sì, esatto, portare avanti questa cosa che poi non mi porta a nessuna parte, però. Magnifico, bellissimo. O anche, faccio un altro esempio, l'attaccamento alla bellezza fisica, no? Il Buddha ne ha parlato molto. O anche alla salute. Io vivo per la salute, vivo solo con le mele, che va bene anche, con i succhi, con gli estratti, ed è buono, ma faccio tutto questo solo perché sono preso dalla paura di invecchiare, e questo invece non è buono. Perché quando la vecchiaia, giustamente come il Buddha insegna, no, arriva, tutta la mia pratica è vanificata. Ah, c'ho 70 anni e dimostro 50, ok, ma non sei incarnato per questo. La crema anti-age, ci ho speso migliaia di euro, e arrivano le rughe, dopo qualche anno in più, ma arrivano. E spendo ancora di più, con la super crema quantistica. Sentivo pure questa, ma lasciamo perdere adesso. La crema quantistica, ma adesso vorrei lasciar perdere questa, scusate, è il mio karma questo. E comunque, ovunque vediate, potrete trovare questa dualità bellissima, no? Quindi Krishna sta dicendo con una potenza incredibile che quello che insegna Krishna ad Arjuna, attenzione, è fuori della dualità. Non so se ci rendiamo conto di quanto è potente qualcosa che sia fuori dalla dualità e che i mistici dicono essere l'amore divino. Non per forza l'amore per Dio, ma l'amore di Dio sulla terra, che una persona anche verso un'altra, no? Ma che è un amore disinteressato, impersonale,
Quindi, in queste due righe, Krishna, con raffinatezze incredibili, parla di il non tempo, la non forma, la realizzazione di tutto ciò che trascende la dualità. E lo rileggo. Grazie tantissime, Giuseppe. Praticando anche solo un po' questa religione, l'individuo si libererà da grandi paure e immani sofferenze. E una cosa molto bella quindi che ci arriva è che non si raggiunge, diciamo così, come in tante finte tradizioni spirituali che ti illudono che quando arriverai, grazie, all'illuminazione non soffrirai, però intanto per arrivare all'illuminazione devi soffrire e ti fa un culo così, ma che anche se è praticato un po', praticandolo un po', sarei già molto meglio. E questo è bellissimo, no? Non è così? Non so se ne vedete la bellezza di questo. Bene. Ora, prima di andare avanti, non vorrei leggere troppi versetti, perché poi so che vi faccio venire un sacro sonno. Ecco quello che non vorrei. Un sonno spinto dalla Bhagavad Gita, quindi non vorrei tenervi troppo. Per favore, vi invito a mettervi a coppie. Ti si è chiesto un altro pezzo. Tra un po' più mosso. Un po' più mosso? No, 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 non adesso. Ciao, per ragazzi. Mani nelle mani, occhi negli occhi. Ora chiudili e lascia andare anche le meravigliose parole dette, i ragionamenti che possono essere nati in te. Lo scritto meraviglioso delle stanze della Bhagavad Gita. E attraverso la musica interiorizza semplicemente. Occhi aperti, occhi negli occhi. Radicata presenza, ridi pure, ma non parlare. E di nuovo chiudi gli occhi. Invia pensieri, vibrazioni, benedicenti, elevanti, come tu lo senti e a tuo modo, liberamente. Continuamente siamo educati a giudicare,
appunto che giudicare è diventato normale, anzi rende intelligenti. Impara anche a benedire, a mandare pensieri di benedizioni, vibrazioni che alleggeriscono, che elevano, che anche se non lo vediamo, fanno bene a te e a chi è intorno a te. E di cuore un abbraccio. Allora, tra un po' avremo una meditazione più lunga, però prima vorrei leggere qualche verso, qualche stanza della Bhagavad Gita. Scusate se vi faccio fare su e giù, ma penso che questo sia anche un modo, oltre che praticare cose nobili, ma anche per tenere l'attenzione desta e capace di intuire di più. Grazie di cuore, Giuseppe. Tu ti sfrutto con me. Se mi dici grazie non faccio più. Allora, leggo tre stanze che poi riprendiamo e leggiamo, diciamo così, rigo per rigo, interpretandole un po' esotericamente. Però nella prima lettura che faccio, chiedo al nostro Super Giuseppe 432 Hz di... Sembra un codice fiscale. È fortissimo. Chiedo a Giuseppe di accompagnare con brevi note tra una stanza e un'altra. Quindi se vuoi tieni gli occhi aperti o chiudili, come preferisci, ma io leggerò lentamente e non parlerò tra le righe, ma leggerò solo le righe. E poi parleremo di quello che c'è dentro le righe, ok? Quindi occhi chiusi, occhi aperti, come vuoi. Breve. O Partha, il radicarsi saldamente nello stato di Samadhi non può appartenere a coloro che si aggrappano al potere personale e ai piaceri dei sensi, e la cui discriminazione è attutita dalle promesse speciose di insegnanti che essi stessi ignoranti promettono il paradiso come la più alta ricompensa dell'uomo, immaginando che non esista alcunché di superiore. I rituali vedici non conducono all'unione con Dio, né lo fanno le promesse di piaceri superiori nei mondi astrali. Tutto questo porta piuttosto a ripetute rinascite sulla terra. Quelli che, incapaci di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, cercano il potere personale e i piaceri superiori dei sensi, con la pratica di rituali vedici, rendono più profondo il proprio attaccamento all'ego. Non possono raggiungere l'equilibrio interiore, che giunge attraverso la meditazione e la pratica della consapevolezza, e non colgono neppure il solo vero scopo di questa vita, ritornare all'unione con Dio. Thank you.
i Veda insegnano che l'universo è una mescolanza di tre qualità fondamentali, i guna. Il tuo dovere, Arjuna, è di liberarti di tutte e tre, come pure di liberarti dalla dualità del mondo. La via verso questa conquista è rimanere sempre radicato nel sé, libero da qualsiasi attaccamento e libero da qualsiasi senso del possesso. Per colui che conosce Brahman, lo Spirito Supremo, i Veda non hanno maggior utilità di quanta ne abbia un pozzo quando il terreno circostante è già completamente allagato. L'azione in questo mondo immerso nel tempo è un dovere, ma non lasciare, o Arjuna, che il tuo ego brami i frutti di questa azione. Così, non essere attaccato né all'azione né alla non azione. O Arjuna, immergiti nello yoga, rimanendo interiormente distaccato e imperturbato, sia nel successo, sia nel fallimento. Il perfetto equilibrio della mente e del sentimento che ne sarà generato è esso stesso lo yoga. L'azione compiuta con il desiderio per i suoi frutti è di gran lunga inferiore all'azione guidata dalla suprema saggezza. O Arjuna, cerca quindi di farti guidare dalla saggezza in ogni cosa. La sofferenza accompagna infatti le azioni compiute per i loro frutti. Thank you.
colui che vive unito alla saggezza cosmica, oltrepassa gli effetti delle virtù e dei vizi, perfino mentre vive in questo stesso corpo. Dedicati dunque, attraverso la suprema saggezza, a raggiungere l'unione dello yoga, poiché solo questo, Arjuna, è la retta azione. Coloro che hanno padroneggiato i pensieri fuggono dai confini della mente e divengono completamente immersi nell'intelligenza cosmica. Questi si liberano da tutte le catene della rinascita e raggiungono quello stato che trascende ogni sofferenza in questo stesso corpo. Lentamente apri le mani. E a tuo modo benedici tutto e tutti, consapevole che questo ha un'azione sulla materia e sul mondo, anche quando non viene direttamente vista. Come musica, emetti vibrazioni buone e osserva il mondo più felice, più libero, più vicino all'oro dell'epoca antica di cui abbiamo parlato. Quindi
se lo senti, pronuncia con un filo di voce la parola grazie. E su. Ora chiedo l'intervento del tromba, che ha la tromba, per suonare una cosa movimentata, se vuoi. Fate anche qualcosa insieme. Allora, so che abbiamo anche dei musici. Vi chiedo di suonare un pezzo un po' movimentato per il gioco del guidare, essere guidati. Allora, mettetevi con chi non siete di solito e mettetevici con uno spirito un po' bambino. Che fa rima con assassino, non scherzo. Vuoi vedere se va tutto bene? Sì, 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 fammi controllare un attimo. Grazie, scusa la rottura. Ok, perfetto. C'è pure la batteria carica, grazie. Sì, 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 sì. Non interromperlo, che bello farò. No, non c'è problema. Oh, Livanda, grazie. Allora, i musici, se ci sono... Venite qua vicino, in modo che la musica si senta anche un po' ovunque. Venite qua nella parte delle candele, in centro. Hai trovato quel pezzo? Ora chiudi gli occhi, di nuovo. E visualizza, ricorda, visualizzare non è meditare, ma visualizzare conduce alla meditazione. Visualizza uno stato, giocosamente, senza troppa serietà, in cui hai fiducia, che è la radice della parola fede. In cui ti lasci andare, in cui come un bambino magico, diciamo nell'MPA, tutto è bene così come accade, senza il bisogno di un controllo da parte di una parte di mente che spesso è la conseguenza della paura. Aver bisogno di controllare tutto viene da uno spirito pauroso che temendo cerca di assicurarsi le cose controllandole. Occhi aperti, occhi negli occhi. Fate come vi gira, aspetta un attimo. Dì alla persona che è davanti che ti fidi di lei, che ti fidi di lui. Scegli chi guida, l'altro occhi chiusi e con un sano cazzeggio, via! Gioca, molla, gioca! Fermo come sei, occhi chiusi, come usava a fare il grande Gurdjieff. Osserva e percepisci il corpo così come è, tenendolo fermo. E di cuore un abbraccio. Ora faccio risuonare.
Voi volete accompagnare anche soft la lettura? Vi la sentite? Come no? Così alterniamo un po'. Cambio coppia! Ciao, bel ragazzo. Allora, giacché avremo, alla fine di questo esercizio, ti inviterò a cadere giù a terra e a disteso, o se vuoi seduto, a meditare nel silenzio, è molto importante che ti lasci andare e che stai proprio al gioco. È un gioco, no? Però è un gioco importante. Mani nelle mani, occhi negli occhi. Sì, magari se ti va, sì. Prendi una candela, cercalo. Grazie. Con poche parole interiori, non ora sulle labbra, ma solo interiori, di' alla persona che è davanti che va bene così com'è. E questo spesso è meglio di mille pippe mentali cosiddette spirituali. Interiormente, di' alla persona che ti fidi così com'è. Ti fidi di lei, ti fidi di lui così com'è. Quindi, con poche parole, esprimilo sulle labbra. Poche parole, offrile, falle uscire, forza. Uno che guidi, l'altro a occhi chiusi e via! La guerra e è dispiaciuto per i soldati che muoiono. Non era dopo che era morto Yukisvar. Sembra di sì. Stop! Fermo come sei. Occhi chiusi tutti e due. Ridi pure ma non parlare. Osserva la posizione che hai, percepisci il corpo come è messo senza pensarlo, sentilo. Leggero, giocoso, queste sono le qualità che ti portano nel profondo. La Bhagavad Gita, Krishna parla come se stesse ridendo. Ricorda, non è una presa in giro, è una qualità spirituale. Infatti si chiama spiritosità, cioè essere pieni di spirito, non di quello nel vino, ma di quello nell'animo. Cambio ruolo, via! Entrambi occhi chiusi, osserva, gioca, alleggerisci, la serietà ti tiene solo in superficie. Lasciarti andare è molto più spirituale a volte di mille preghiere mentali e pesanti. E un abbraccio di cuore. Ultimo cambio coppia. Gioca leggero. Sei una serata giocosa, non sei una serata seria.
occhi chiusi, consapevole dell'effetto del pensiero sulla coscienza e sulla materia, invia a tuo modo pensieri luminosi alla persona che hai davanti, il che è il vero senso degli auguri, non un gesto meccanico con una colomba comprata al supermercato. Invia luce a tuo modo alla persona che hai davanti. Inviare qualcosa di cuore, sentita, ma liberamente. Quindi interiormente, senza labbra ora, di alla persona che è davanti a te che è bella così com'è e che è degna della tua fiducia. Queste pratiche, ti ricordo, portano consapevolezza nelle tue relazioni, il che è un metodo potentissimo e semplice per trasformare la tua vita e quella di chi ti è intorno. Non crediamo nella meditazione solo a schiena dritta, occhi chiusi, rispettandola, amandola e praticandola noi stessi, ovviamente, ma crediamo anche nell'azione meditativa nel quotidiano, che nell'antichità si chiama Dharma, l'azione consapevole, secondo le proprie capacità, nella vita quotidiana, fatta anche di lavoro, di relazioni e di agire nel mondo. Emana pensieri, benedici e di' alla persona che è davanti che ti fidi di lei, ti fidi di lui. Occhi aperti, occhi negli occhi. Quindi porta questo sulle labbra con coraggio e di' a tuo modo che ti fidi di lei, ti fidi di lui. Uno guida, uno è guidato, l'ultimo occhi chiusi e via, gioca leggero, vai! Fermo e osserva. Presenza. Cambio l'altro! Segno due. Uno, un momento, ecco, va, lascia. Stava dietro. Sì, è questo dove c'è scritto questa cosa. Di sì, io ti grazie, scusa. Io l'avrei trovato subito. Scusa la rottura. La cosa dell'ologramma, pure. Esatto. Io l'avevo letto tra l'altro alla scuola di Paolo, quindi me lo ricordo benissimo, ma penso. Vabbè. Fermo e osserva, ridi pure, ma osserva. E semplice ma di cuore, abbraccia chi è davanti, di cuore, giocoso. Siediti giù o stenditi a terra dove sei, poi ti siederai meglio. Ma c'era anche Marta.
dice, ma per cantare. Sì, sì, ma no. Se c'è Marta, la nostra super cantante, la invito un attimo a venire qua. Caso vieti, ti stenditi o vai, non ti forzare. Marta è andata oltre la forma. Occhi chiusi, come prima con la persona che giocosamente avevi davanti, ora con la vita che è davanti, dentro, dietro, intorno, dia la vita che ti fidi di lei, che hai fiducia. Giocaci, non farne una cosa seria. Ricorda che è una pratica potente più di quello che ti appare. Non scambiare la leggerezza e la giocosità con la banalità e la superficialità. Interiormente, con parole interiori, senza passare per le labbra, di alla vita che hai fiducia. O se vuoi, a Dio, ai maestri, all'intelligenza cosmica, alla suprema saggezza, come lo chiama elegantemente Krishna. Quindi evoca questa immagine interiore che è simbolica, allegorica. Krishna che suona il flauto espandendo giocosità e persone intorno che ballano affidandosi a quella musica, a quel canto, gioiosamente, con leggerezza, con, nel senso bello del termine, spiritosità, cioè carichi di spirito e di quella fiducia che ne deriva. Visualizzala a tuo modo, interiormente con poche parole, affermando la fiducia che hai nella vita e guarendo un po' quella mancanza di fiducia che la società spesso ci instilla dentro. Lascia che questa musica ti accompagni al silenzio. Thank you.
lentamente, fai un'ispirazione profonda. Apri le mani e se lo senti, con poche parole che affiorano le labbra, a tuo modo, dia la vita ai maestri, a Dio, che tu hai fiducia in lei, in loro, in lui. Quindi pronuncia la parola grazie con gratitudine. Lentamente alzati in piedi, stiracchiati, sbadiglia, passa le mani in viso, stropicciati un po' la faccia. Allora, i musici, volete alternare uno la lettura? Potete accompagnare anche voi spontaneamente come faceva lui. Stai qua. Volevo alternare, non ho capito. Io chiederei di alternare una volta tu, una volta te, no? Come vi viene un po' di musica tra le parole, spontaneamente, senza, so che non vi siete preparati, ma è bello della diretta. Bello, abbiamo quattro intonazioni diverse. Beh, allora potete farlo insieme, io vi farò segno e voi decidete tra voi chi vuole fare un pezzetto di pochi secondi, anche solo cantato, solo suonato, solo. Chi è il primo? Ok, a furor di popolo questo. Allora, anche vorrei veramente fare un applauso a questi musici straordinari, eh? Credo che fare incontri di musica, meditazione, spiritualità sia una cosa bellissima. E è bello perché ci sono, questo è tutto improvvisato, non ci sono preparazioni dietro di ore, ed è bello questo. Bene, adesso riprendiamo i versi, le stanze, come si dice, che abbiamo iniziato a leggere, e rileggiamole un pochino entrando nelle righe. Non so se siete accorti di che straordinaria potenza c'è in queste righe e di che profondità, a volte manifesta, a volte nascosta. Quindi mi permetto di riprendere la lettura fatta e di rientrarvi dentro un pochino. Ce la fai? Sì, però è la chitarra, ma che... La fiamma dei bucciolotti. Sì, è vero. I Veda insegnano che l'universo è una mescolanza di tre qualità fondamentali, i guna. Il tuo dovere, Arjuna, è di liberarti di tutte e tre, come pure della dualità della natura. La via verso questa conquista è rimanere nel sé, libero da qualunque pensiero, di accettazione, di attaccamento o di possesso. Allora, sapete che nella scuola indiana antica si parla di questi tre guna, no? Tre qualità fondamentali, che sono una dal nome Sattva, che ha dato trago a Sattva, l'altra è Rajas e l'altro è Tamas, esatto. Uso l'immagine semplice, senza fare troppi sofismi, che usa il grandissimo Paramahansa Yogananda, ed è l'immagine di un'onda. In questa immagine usata da Yogananda, che dice essere usata da Yukteswar, il suo maestro, ogni onda non può essere scollegata dal mare, no? Dall'oceano. Tuttavia la base dell'onda, che secondo gli insegnamenti di Yogananda e dei suoi maestri è la parte sattva, quindi è la parte più legata all'oceano,
è la qualità che più porta l'unione, diremo la virtù, dicono nell'India antica, no? Le qualità della mente superiore, dell'intuizione, eccetera, che fanno capire all'onda, simbolicamente l'individualità, ognuno di noi, che è radicata, cioè che le sue radici sono nel mare, che non può essere separata dal mare. Rajas è la qualità della parte centrale dell'onda, diciamo così, che gli yogi dicono essere l'azione, il virtuoso, colui che agisce con energia, ma anche con coscienza di causa. Questa è da Yogananda simboleggiata come la parte centrale dell'onda. In ultimo, la punta, quella più lontana dal mare, quella che fa più la fighetta, so più in alto, e che si chiama Tamas, esatto, e che è la qualità che a volte tende a essere anche quella più pigra, più spenta, no? Quindi si può parlare tantissimo di queste tre qualità. Ma la cosa fortissima è che Krishna invita Arjuna a liberarsi da tutte e tre. Invece tanti dicono passa piano piano a Raja, passa piano piano a Sattva, no? Invece Krishna invita a liberarsi di tutte e tre, dice devi andare oltre tutti e tre. E questo è quello che accade anche in pratiche, anche in anni di pratica, a chi segue il cammino interiore, la meditazione, il cammino di consapevolezza, piano piano trascende queste qualità, anche quando sono molto belle. In che senso vanno trascese quando sono molto belle? Lo leggiamo qua. Libero da qualunque pensiero di accettazione, attaccamento e possesso. Cosa vuol dire libero da qualunque pensiero di accettazione? Esatto, esattamente. Perché mentre il pensiero sattvico, quindi l'accettazione, la non resistenza, è il pensiero più elevato, è tuttavia ancora un pensiero. Cioè sarebbe come l'onda che dice, pensa, io sono parte del mare, ma pensandolo non lo realizza. E quindi il pensiero spirituale, in qualche modo, secondo Krishna, è un freno a Dio. E bisogna liberarsi anche dei pensieri spirituali. Forse qui potremmo mettere tutte quelle azioni di volontariato, di fare il bene agli altri, che però scaturiscano dall'inconsapevolezza. Non sto dicendo che non si debbano fare, sto dicendo che non possono essere al posto di una presa di coscienza, non la sostituiscono. Infatti io posso fare molto volontariato, ma essere profondamente inconsapevole. Ripeto, non voglio dire che non si debba fare volontariato, voglio dire però che pensare che il solo volontariato sia una via di illuminazione è sbagliato. Ok? E questo, qui abbiamo la foto laggiù di Madre Teresa di Calcutta, era insegnato da una delle più grandi donne che ha fatto il bene volontariato e ha aiutato gli altri, dove lei stessa diceva, qualcuno di voi aveva letto La Vita e me lo raccontava, che fare bene agli altri senza avere coscienza, cioè dice lei, senza avere Dio nel cuore non serve. Ecco, questo secondo me nelle parole di Madre Teresa, che poi se non sbaglio è già santa o comunque sarà santa, nelle parole diciamo già siamo nel futuro oltre il tempo, di Santa Teresa di Calcutta, è quello che Krishna dice, liberarsi dal pensiero dell'accettazione, dell'attaccamento, del possesso. Attaccamento è rajas, io sono forte, agisco bene, ho delle qualità, sono attaccata a questa immagine di me. Ok? E l'ultima, Tamas, è invece simboleggiata, poi valgono per tutti, dalla qualità di possessività. No? Quindi possedere un'alta opinione di sé, sono talmente in alto che non devo fare niente, questo genera pigrizia. Per esempio può accadere alle persone che già nascono con delle qualità in un'incarnazione. Okay, quindi delle persone che in una vita si ritrovano facilmente intelligenti, capaci di intuire, o che riescono naturalmente, queste persone potrebbero sviluppare pigrizia e perdersi, sentendosi più in alto degli altri, come il vertice di un'alta onda, in realtà si staccano dal mare, o perlomeno non hanno coscienza di essere nel mare, se non attraverso Raja e Sattva, che tutti e tre vanno però trascesi. Attenzione, parole successive, si potrebbe parlare molto di questo, vi permetto di fare una cosa veloce perché non voglio tirare fino a cappuccino e cornetto. Grazie. Per colui che conosce Brahman, ricordo lo spirito del non tempo, l'assoluto, il mistero, il non manifesto, no? Che potremmo chiamare Dio, ma già che a Dio abbiamo messo una barba, abbiamo messo su una nuvola, spara giudizi su tutto e su tutti,
purtroppo, che non è il vero Dio, forse usare la parola Dio è un po' delicato, ok? Però se la prendiamo nel senso profondo, misterioso, al di là delle forme e del tempo, del termine, allora potremmo anche usare questo termine. Ma ripeto, se è uno con la barba che giudica e c'ha una mitragliatrice caricata con proiettili del giudizio, allora è meglio non usarla, ok? Per colui che conosce Brahman, o Dio, se lo prendiamo con intelligenza, i Veda non hanno maggiore utilità di quanta ne abbia un pozzo quando il terreno circostante è completamente allagato. Allora, queste parole sono molto forti, perché voi sapete che i Veda erano e sono il testo sacro dell'India. Quindi Krishna sta dicendo che il testo sacro non è sacro quando tu realizzi Dio, non ti serve neanche più quello. E quindi sta dicendo che il testo è un mezzo, non un fine, no? Ecco, in questo senso, nei Veda, a mio avviso, potremmo sostituire la Bibbia, i Sutra del Buddha, il Corano, speriamo che arrivino bombardamenti, potremmo sostituire tutti i testi sacri, no? E vedere che sono solo uno strumento. Ma quando la persona realizza Dio, può anche liberarsi di quelli. C'è una storia di San Francesco che dice che non ha nulla da dare a una donna che gli chiede qualcosa e vede che è una donna che è in pessime condizioni, e allora gli regala il suo piccolo Vangelo che ha avuto sempre con sé e che è sempre a letto, no? E glielo regala, è l'unica cosa che gli può dare. E poi interiormente prega e dice: Dio, ho dato via la tua parola. E questa storia dice che Dio gli parla dentro e dice: come puoi dar via la mia parola adesso che sono dentro di te sempre? È molto bella, è una storia che i francescani conoscono e trovo che sia azzeccata per parlare di quanto sta dicendo Krishna ad Arjuna, no? Dice quindi: non ti attaccare alla parola scritta, anche alla parola più sacra, perché più sacra della parola sacra è la realizzazione di Dio. Quindi in questo Krishna invita Arjuna, ognuno di noi Arjuna su quel carro se stiamo su un cammino di risveglio interiore, a dare importanza ai testi sacri, ma a non considerarli come il fine della pratica. Inoltre nei Veda, ne parleremo anche più là quando andremo nella cerimonia del fuoco, che è molto bella iniziatica, ma ci sono anche delle parti più oscure, come dicevo prima, di pratiche magiche, che servono, e attenzione, hanno un effetto reale sul piano materiale in cui viviamo, a far sì che delle presenze invisibili che popolano i piani astrali, a volte anche quelle molto basse, lavorino per noi per farci ottenere quello che vogliamo. Ecco, qua apro una parentesi che non vuole essere critica, ma tanti praticanti che mi dicono di tante tradizioni religiose che praticano dei mantra ripetuti all'ossessione, lo fanno per mandar bene le cose. E non si rendono conto che queste pratiche sono pratiche di magia, che hanno un effetto, ma che non conducono alla liberazione. Io, per esempio, posso pregare gli angeli di fare una tal cosa, e se ho un certo potere interiore, un certo conoscenza esoterica, conoscenza intesa come coscienza di quello che faccio, possa avere un effetto. Ma questo, dice Krishna, non conduce alla liberazione. Okay. Ora si potrebbe parlare molto di questo, e spendo anche due parole leggendo le parole successive di Krishna. L'azione su questo mondo materiale è un dovere, ma non lasciare che il tuo ego brami i frutti dell'azione. Non essere attaccato né all'azione né alla non azione. Che cosa vuol dire secondo te non essere attaccato né all'azione né alla non azione? La mano destra che non sa dove fare. Esatto, bellissimo. Nel Vangelo potrebbe essere la destra che non sappia cosa fa la sinistra, no? E in una vita pratica potrebbe essere una persona che non si attacca né all'azione consapevole nella vita quotidiana né alla meditazione soltanto, e tende invece, praticando entrambi, a trascendere tutte e due. Ok? Allora, un'altra parentesi che qui è doveroso aprire sulla vita di Krishna. Abbiamo visto che Krishna nasce dai re, ma in prigione, anche simbolicamente, no? E che quando nasce si spalancano le porte e cadono addormentati le guardie. Tra l'altro accade sia nella vita del Buddha, quando Siddhartha scappa dal palazzo, sia nella vita del Cristo quando risorge. Vi ricordate, no? Si spalanca la tomba e le guardie, i centurioni romani alla tomba, dormono. Curioso, no? Questi punti in comune della vita di Krishna, di Buddha e di Gesù, no? Del Cristo, no? Curioso, no? Krishna, nel suo percorso, adempie ai suoi doveri da re.
quando sarà restaurata la sua, il suo trono, eccetera, e non fugge in una grotta, cosa che forse gli era più, diciamo, essendo un illuminato, forse alcuni si sarebbero aspettati, no? Quindi adempie per anni ad essere prima principe e poi re. Però tutti lo conoscono come grande maestro e non come politico o amministratore dello Stato. E a una certa età, come usa in India anche, lascia tutto e si ritira in una foresta. Avendo adempiuto a tutti i suoi doveri, si ritira in una foresta dove viene ucciso per sbaglio, attenzione perché questo si collega a Sutra del Buddha, da una freccia di un cacciatore. E lascia che sia, perché era addirittura scritto nelle scritture prima, dicevano che sarebbe morto così. Ora voi ricorderete il discorso del Buddha e della freccia, no? Il sutra, ora non voglio farla troppo lunga. Però Krishna nella sua vita vive sia da asceta, ritirandosi da anziano, cioè comunque da grande, da addirittura da un regno, no? Lo lascia e si ritira a vita monastica, diciamo, a vita asceta, da solo, in solitudine, no? Sia però per anni è il re del proprio paese, no? Questo vedete che è un simbolo, no? Quindi Krishna pratica sia l'una cosa, l'azione, sia la non azione, ma non è attaccato a nessuno dei due. E in quanto tale si manifesta ad Arjuna come, diciamo, avatar e non come re. Okay? Quindi non si manifesta come re, azione o meditante, asceta, non azione, ma si manifesta come avatar, cioè colui che ha trasceso entrambi, pur essendo ancora in un corpo. Questa trascendenza è uno dei simboli, non solo, altri ne parlano in maniera secondo me meno interessante, del colore blu della pelle che forse avrete visto nei dipinti di Krishna, che è anche un simbolo, noi diciamo sangue blu, no? Che vuol dire nobiltà interiore, e che è un simbolo della trascendenza di questa dualità spirituale, azione consapevole, meditazione distaccata da tutto. Trascendenza di entrambi, nobiltà suprema. Siete ancora svegli o posso leggere ancora dei sutra, delle parti? Se c'è qualche altro musico che vuole offrirci qualcosa, io verso volentieri. Prima lascerei un momento di meditazione musicale. O Arjuna, immergiti nel pensiero dello yoga, rimanendo interiormente distaccato e imperturbato, sia nel successo sia nel fallimento. Il perfetto equilibrio della mente e del sentimento è esso stesso lo yoga. L'azione compiuta con il desiderio per i suoi frutti è di gran lunga inferiore all'azione guidata dalla saggezza suprema. O Arjuna, cerca quindi di farti guidare dalla consapevolezza in ogni cosa. La sofferenza, infatti, accompagna le azioni compiute per i loro frutti. Ecco, qui vorrei dire che tantissimi, non so se vedete la bellezza di queste parole, che tantissimi praticano meditazione per stare meglio. Questo, secondo le parole di Arjuna, conduce a un basso livello di pratica e non allo yoga, cioè alla fusione con Dio, cioè alla realizzazione dell'essere trascendentale che siamo e che abbiamo dimenticato esserlo. Okay. Quindi, qualsiasi azione, attenzione, anche le più belle, io faccio questa cosa perché ti voglio far bene. Okay. Krishna non sta dicendo che non vada fatto, sta però dicendo che non conduce alla liberazione ultima. Okay. Quindi forse certo, un attimo solo. Forse potremmo dire che qualsiasi azione, per quanto bella, se priva di consapevolezza dietro e di distacco, è comunque schiavizzante, incatenante. Si accomodi.
grazie. No, mi viene in mente una sorta di piccola preghiera, sono tre versi che secondo me sono una goccia di essenza di questo concetto. Fai qualsiasi azione per ciò che senti fare, non aspettarti nulla dall'azione che hai fatto, accetta con amore qualsiasi conseguenza dalla tua azione. Secondo me sono tre frasi incredibili. Cioè fai ciò che senti buono fare, e non aspettarti, cioè non condizionare, non strategizzare, ecco, non porre un fine all'azione che fai, accetta qualsiasi cosa con amore, qualsiasi conseguenza. Secondo me è meraviglioso, credo che sia molto, molto coerente. E lo è. Grazie. Grazie a te. Ecco, posso vedere, anche solo immaginare, anche Krishna ne parla, il pensiero dello yoga, posso anche già solo pensare a delle azioni che siano, se non improvvisamente liberi da qualsiasi ricerca dell'effetto, almeno un po' meno schiave dell'effetto, farle per farle, no? Come fa un bambino. Ed è bellissimo questo, no? Gesù dice, se non sarete come bimbi, non vedrete il regno dei cieli, no? Mi piace questo parallelo tra Bhagavad Gita, Sutra del Buddha e Vangelo, no? E sembra Krishna invitare Arjuna a quella semplicità che un bambino ha, e che Gesù indica come uno spirito, spirito del bimbo, che solo lui raggiunge la divinità, l'ingresso nel regno, no? Leggo un altro pezzetto prima di chiedere a un musico anche un altro stacco. Poi stacco non è un'introspezione. Il distacco. Colui che vive unito alla saggezza cosmica oltrepassa gli effetti delle virtù e del vizio. Io vorrei oltrepassare gli effetti del mio vizio, ma non vorrei oltrepassare gli effetti delle mie virtù. Cioè, che cosa starei dicendo? Starei dicendo che non vorrei oltrepassare gli effetti di sattva. Invece prima Krishna abbiamo visto dire ad Arjuna che si deve liberare tutte e tre i guna. Quanto è facile dire, mamma mia, vorrei non avere questi... Mi sono comportato male, ora ho la coscienza che non mi... Mi sento la coscienza sporca, no? Pensate invece come sia potente volersi liberare dai propri successi. Gli altri mi stimano, mi ammirano, sento di fare una cosa bellissima, sento di aver offerto una cosa molto potente. Bene, la offro, me ne libero. Bellissimo, no? Se io in realtà cerco di liberarmi degli effetti, delle cose che non mi piacciono che ho fatto, per esempio i miei errori, ma non cerco di liberarmi anche dei miei successi e delle cose che io sento di aver fatto proprio bene, io non mi posso liberare comunque. Vediamo la bellezza di questo. Non so se vediamo la profondità di questo, perché un insegnamento morale ci insegna invece un'altra cosa, no? Ci insegna... Non essere le cose brutte che fai, cerca di farne di belle, sii sempre più possibile le cose belle che fai. Invece Krishna, che ci presenta un insegnamento veramente mistico e trascendentale, ci dice che dobbiamo lasciare andare tutto, anche le cose più belle, anche le cose più mistiche, anche le cose in cui io sento veramente di aver agito profondamente con coscienza.